Forze dell'ordine e forze armate insieme nella solidarietà per la donazione di sangue. Si chiama Donazione Condivisa il progetto organizzato dalla Prefettura di Grosseto in occasione del 4 novembre, festa delle forze armate, che ha visto il centro trasfusionale della città maremmana insieme alle associazioni Donatori Nati Toscana, Avis Grosseto e il supporto della Prefettura, organizzazione di una giornata di donazione e solidarietà. Uomini delle forze dell'ordine, del soccorso e dell'esercito si sono presentati all'ospedale per donare sangue e plasma, offrendo il loro contributo a tutti coloro che ne hanno bisogno. Al termine si è svolto un incontro nell'auditorium dell'ospedale tra i donatori e il prefetto Paola Berardino, che ha voluto portare il suo saluto ai rappresentanti delle associazioni e al personale sanitario. Abbiamo dato vita a una giornata di donazione che ha visto la presenza di oltre 40 donatori dentro trasfusionale. Sono veramente contenta e soddisfatta di questa iniziativa, che deve essere un richiamo per tutti i cittadini ad avvicinarsi al mondo della donazione. Voglio ricordare che il sangue non si può fabbricare in laboratorio, l'unica fonte è l'uomo, e quindi perché non donare? È un gesto semplice, generoso e di alto senso civico. Una bellissima giornata e spero che sia la prima di tante altre. Oggi è una giornata importante, ha commentato il prefetto Paola Berardino, nella quale il valore e il coraggio delle nostre divise si coniuga con altruismo e generosità, da sempre valori che caratterizzano le forze armate e le forze dell'ordine.